From to us, virgin King, the Word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Buonasera carissimi amici, buonasera e pace nel Signore. Nel profeta Isaia al capitolo 41 verso 8 e 9 scritto: ma tu, Israele mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza d'Abramo l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo, io ti ho scelto e non ti ho rigettato. Benvenuti, benvenuti carissimi amici a Spazio alla Parola, qui su Vite Trasformate. Ci mancavate, erano tante settimane che non ci vedevamo qui con la nostra gradita trasmissione. Ovviamente la missione non è stata ferma, avete potuto vedere dalle news, dai video, che sia nella nostra base principale a Palermo, poi a Modena e in altre città d'Italia, l'Evangelo non si è fermato, continuiamo a muoverci nonostante il freddo, i raffreddori, qualche acciacco. Il Signore è con noi. Ma siamo tornati e stasera siamo tornati, direi, davvero con una gradita sorpresa per noi, un ritrovamento, ecco, ancora del nostro caro fratello che non ha bisogno di presentazioni, Gennaro. E che dire, vedete già collegato con me il direttore Emanuele Pisano, il pastore Samuele Gioeli. Lascio a voi la conduzione della serata. Prima di uscire, qualsiasi messaggio, richiesta di preghiera o domande, scrivete, perché nulla sarà perso. Vedete sovraimpressione, numero di telefono. Vi aspettiamo. Manuel Pisano, a te la parola. Dio vi benedica. Ciao amici, ciao cari nella grazia, ciao cari nel Signore, pace del Signore, quella pace che stasera possa entrare all'interno delle vostre case. Come diceva Salvo, abbiamo fatto tanto, ma ancora c'è tanto da fare. Ci stiamo muovendo un po' in tutta Italia con l'opera missionaria. E siamo ritornati con questo appuntamento, un appuntamento che Dio ha stabilito all'interno di casa tua questa sera. Che Dio ti vuole parlare, ti vuole incoraggiare, vuole riorganizzare magari qualcosa nella tua vita, ma soprattutto vuole che quella luce si accenda. E io e te siamo una luce che brilla grazie allo Spirito Santo, e vogliamo manifestare la sua gloria in tutta la nazione. E come il pastore Samuele dice, famiglie forti, chiese forti, stiamo ancora continuando a pregare in questo periodo per le famiglie, ma oggi continueremo un po' la seconda parte di quell'incontro che abbiamo fatto circa un paio di mesi fa col pastore Gennaro Chiocca. Però prima voglio passare un po' la parola al pastore Gioeli. Allora, pace a tutti, Dio vi benedica. Vogliamo ringraziare il Signore ancora per questa opportunità, questo prezioso tempo che stasera passeremo tutti insieme. Abbiamo ancora una volta il piacere di avere qui il pastore Gennaro con noi.
E crediamo che questa sera il Signore, attraverso un po' quanto spingerà i nostri cuori, parlerà a tanti, perché credo che in questo tempo l'unzione di Dio sia evidente nella vita dei suoi servi, che cerca sempre di più di parlare ai cuori di chi veramente lo sta cercando. Una cosa che sempre di più viene rimarcata, proprio in questo tempo sentivo alcune delle predicazioni del pastore che abbiamo qui stasera, che nonostante il tempo delle tenebre, infatti poi parleremo a lui qualche domanda, Dio sta preparando il meglio per la Chiesa. Quindi vorremmo stasera, con l'aiuto del Signore, sfatare quel tabù che tante volte, per le difficoltà che si possano presentare, guardiamo soltanto l'aspetto negativo. Ma invece, come Chiesa del Signore, che crediamo nelle sue promesse, dobbiamo cominciare a vedere come quella un'opportunità dove la Chiesa possa veramente vedere la manifestazione della gloria di Dio. E attraverso quello che Dio manifesterà in essa, poter essere noi un esempio, una testimonianza per tutti coloro che in questo tempo vanno cercando la via che riporterà al Re dei Re, al Signore dei Signori. Alleluia. Ma Gloria a Dio. Pastore Gennaro, vogliamo iniziare come ci dicevi tu nell'anteprima della diretta, una delle cose più belle è il dialogo. Un dialogo che Dio ha stabilito in mezzo a noi, un dialogo che tante volte è costruttivo ed è anche incoraggiante. È un po', gran parte di noi, non solo noi come diretta in questa serata, non solo noi come missione, stiamo pregando per qualcosa di importante in Italia, che è il risveglio. E voglio farti una domanda anche per molte persone che ci hanno scritto, anzi una domanda che ne contiene più di una domanda. Cos'è il risveglio? Come avviene il risveglio? E cosa comporta il risveglio sia nella Chiesa che nell'ambito missionario? è una parola, è una domanda che mi hai fatto che richiederebbe molto tempo, soprattutto per gli sviluppi che ne consegue un risveglio. Che cos'è il risveglio? Innanzitutto il risveglio è una presa di coscienza. È una presa di coscienza che riguarda la propria identità come popolo di Dio. La Chiesa inizia a risvegliarsi quando inizia a recuperare la sua identità come popolo di Dio e non come Chiesa umana, religiosa, denominazionale, perché il risveglio che viene dal cielo non tiene conto di questi steccati umani. Dio non è interessato a questi steccati umani, è interessato alla sua Chiesa. Il risveglio è una presa di coscienza e parte da questa presa di coscienza. Ed è una presa di coscienza che mi spinge a dire a me personalmente, a me come ministro, come pastore, come uomo di Dio e anche come Chiesa. La prima cosa che mi fa dire questa presa di coscienza è questa, è un po' simile alla preghiera di Salomone nel Tempio, è questa: Signore, per favore, abbi pietà di noi e tieni le orecchie attente, gli occhi aperti su questo luogo, che è il luogo della tua presenza. È una presa di coscienza, non solo della nostra identità. Io ad un certo punto mi rendo conto, devo rendermi conto, che io non sono un cittadino qualunque. Io sono un cittadino del cielo, del regno di Dio. Se io non prendo coscienza di questo, non può attivarsi quella relazione che mi porta a prendere le cose che vengono dal cielo e che manifestano e verificano in mezzo a noi la presenza di Dio, con il suo regno.
e con tutto ciò che comporta il suo regno. La parola risveglio non è sinonimo soltanto di allegrezza o di benedizione, ma la parola risveglio è sinonimo di responsabilità. Noi spesso, noi come plurale di popolo di Dio, noi spesso invochiamo un risveglio che non vogliamo. Perché stiamo scrivendo cantici, scriviamo cantici, abbiamo una lode che ci spinge alla ricerca del risveglio, manda un risveglio, vieni il risveglio. Ma in realtà probabilmente noi non lo vogliamo fino in fondo questo risveglio, perché il risveglio, quando arriverà e arriverà, porterà innanzitutto responsabilità nella nostra vita. Quando penso al risveglio, penso spesso a ciò che è successo durante la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E ovviamente la prima cosa che mi viene da pensare è al miracolo che Gesù ha fatto. 5 pani, 2 pesci, una folla numerosa di, se vogliamo contare solo gli uomini, di 5.000 uomini che viene sfamata. Aggiungiamoci donne e bambini e forse un bel 10.000 persone saranno state sfamate. Ma il risveglio non è soltanto il miracolo del pane e dei pesci che si moltiplicano. Il risveglio è anche le 12 ceste che avanzano e di cui si devono caricare ogni discepolo, ogni apostolo. Per cui se stiamo desiderando un risveglio, ricordiamoci che il risveglio porterà fatica. Uno, il risveglio modificherà la struttura o le strutture di parecchie chiese che abbiamo costruito, non parlo solo fisicamente, ma parlo anche spiritualmente, quindi abbiamo organizzato, lontane dal risveglio, cioè mentre dormivamo. E quindi il risveglio aprirà gli occhi sulle nostre organizzazioni e inizieremo a dire: questo non va, questo non è compatibile con la presenza di Dio. Probabilmente indietro ai pulpiti alcuni non potranno più salire e saliranno alcuni che forse non ci sono ancora mai saliti. Il risveglio arriva e rende vivo ciò che prima era dormiente. Per cui, quando arriva un risveglio, ci porta delle responsabilità importanti. E poi proietta la Chiesa fuori, la proietta verso la società, la proietta verso i perduti, verso i crocicchi, perché il senso della pienezza che proviene da un risveglio diventa incontenibile per una chiesa. È un torrente in piena, come dice Ezechiele 47, che uscendo dal santuario inizia a scendere e piuttosto che seccarsi si ingrossa fino ad arrivare nel Mar Grande. E guarda un po', la pienezza diventa compatibile col Mar Grande piuttosto che col santuario. Quindi un risveglio viene per conquistare una città, una chiesa che verrà risvegliata per essere una luce che da sotto il moggio inizia a risplendere nella società. Una città che non potrà essere più nascosta sopra il monte, inizia a essere il sale che dà sapore alle pietanze della vita di ogni giorno. Questa è la Chiesa del Signore. E poi ci sono i segni visibili
della risurrezione di Cristo. Ci sarà il soprannaturale che si manifesta nell'ordinarietà. Il risveglio, insomma, viene, scusate la battuta, più per scomodarci che per renderci in qualche modo compiacenti. E poi il risveglio è una presa di coscienza, perché parte sempre da una crisi, fratelli. Sempre da una crisi. Aspettiamolo, perché arriverà. Anche perché i tempi che stiamo vivendo, questi tempi sterili, tristi, dal sapore della morte, o meglio dello spettro della morte, potrebbero essere proprio i tempi migliori per chiedere a Dio una manifestazione importante. E guardate che l'Italia ha veramente bisogno. Amen. Un po' mi unisco a quello che tu stavi dicendo. Il risveglio. Sai, anche per esperienza personale, un po' credo che questo Dio lo stia facendo sfatare proprio ultimamente. Noi attribuiamo sempre al risveglio quando un noto evangelista veniva nelle nostre città e tutti lì che correvamo sentivamo che un apostolo, qualcuno importante, veramente unto dal Signore, pensavamo: Signore, grazie perché manderai un risveglio. Veramente Dio benediceva quegli incontri, però tante volte quell'incontro, quell'emozione, quella presenza non aveva, ecco come dicevi tu, una continuità, perché mancava qualcosa che partisse da noi, perché una delle cose che vogliamo, che tante volte le cose debbano partire sempre dagli altri, quando il risveglio comincia proprio dalle nostre case. Una cosa non lo so se tu sei d'accordo, Gennaro, qualcosa che dico sempre alla Chiesa è che il risveglio comincia dalle nostre case, non attendiamo che avvenga fuori, ma cominciamo da noi a cercare di far vivere Cristo nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Continuo, faccio sempre la battuta alla Chiesa, a flagellare la Chiesa sull'importanza dell'unità della famiglia, sul pregare insieme marito e moglie, insieme ai propri figli, perché quello è il primo fuoco, il primo altare sulla quale poter costruire una famiglia forte, di conseguenza una Chiesa forte. Quindi la presa di responsabilità poi genererà un risveglio prima tuo, trascinerai la tua famiglia e poi conseguenzialmente lo porterai alla Chiesa. È così. Io ho timore, Samuele, sai cosa? Quando vedo alcuni credenti, ho timore non ci sia la consapevolezza di questo potenziale di cui tu parli. C'è una malattia in mezzo al popolo di Dio che è gravissima e che si manifesta considerevolmente, che è la malattia del dilagnarsi. Lamentatore. Esatto, della lamentela. Noi dobbiamo prendere coscienza che noi siamo sudditi di un regno. Amen. Noi apparteniamo ad un regno che non avrà mai fine. Amen. Noi apparteniamo ad un regno che durerà al di sopra di questi regni che stanno manifestando la loro forza, e che in qualche modo, come già è anticipato nel Salmo numero 2, il Signore se ne riderà di questi regni. Quindi io vorrei tanto che noi, come credenti e come uomini di Dio, prendessimo possesso del potenziale che Dio ha messo nella nostra vita. Noi abbiamo nel mondo spirituale, sulla nostra fronte, il nome del Signore che è proclamato. Noi non siamo poveri, noi siamo re. Quando noi diciamo che il Signore è il re dei re, noi stiamo semplicemente dicendo che Lui è il nostro re. Noi siamo re, noi siamo sovrani con il Signore. E la Chiesa deve prendere questa consapevolezza. Noi non siamo poveri,
il mondo spirituale, quando ci vede camminare, Manuel, voi che camminate tanto, trema. Il mondo delle tenebre, io avverto che trema quando camminiamo. Sento il grido spirituale dei demoni al nostro passaggio, il fastidio, l'inferno scocciato, stufo. Io lo sento, lo vedo, sento il grido degli oppressi nell'animo, nel mondo spirituale. Perché? Perché se ne rende conto più l'inferno di quello che siamo noi che noi stesso. Noi abbiamo un'identità ben precisa, noi siamo di Cristo. E il risveglio è a portata di mano nella misura in cui smettiamo di lamentarci, smettiamo di criticarci, smettiamo di guardare agli altri in un determinato modo, iniziamo a stimarci gli uni gli altri, o meglio a stimare gli altri più di noi stessi, vediamo l'opera di Dio nella vita degli altri, guardiamo la gloria di Dio nella vita degli altri, e iniziamo a prendere possesso di quello che siamo davanti a Dio nel mondo spirituale. Quando Israele è stato deportato a Babilonia, vi ricordate, siamo più o meno intorno a 5-6 secoli prima della venuta di Gesù, Israele ha corso il rischio più grande della sua vita. Quale? Quello di perdere l'identità come popolo di Dio. Ne ha fatti di errori a Israele: il vitello d'oro, la caduta nel deserto, la scissione del regno. Ne ha fatti di errori Israele. Ma quando è entrata a Babilonia, quella deportazione, il fatto che sono stati strappati dalla loro terra, il fatto che sono a loro gli è stato tolto il tempio vi ricordate fu distrutto, fu bruciato, quindi tolta la terra, tolto il tempio, a Babilonia ha rischiato di perdere proprio l'identità. Tanto è vero che se andiamo a vedere nel primo capitolo di Daniele, a Babilonia c'è la cattiva abitudine o quantomeno la furbizia politica di togliere i nomi il cui significato avevano a che fare con il Dio di Israele, per mettere loro dei nomi, dei titoli, sostituirli con dei nomi che avevano a che fare con le divinità di Babilonia. Ora, quello è stato il passaggio più terribile della storia di Israele, perché lì ha rischiato di perdere la consapevolezza di appartenere a Dio. Ma poi ad un certo punto è proprio in quel momento difficile che Israele prende coscienza. Inizia a ragionare tra sé e sé e iniziano a dire: ma noi siamo il popolo di Dio. Tanto è vero che a Babilonia iniziano a scrivere la loro storia. A Babilonia che viene scritto il Pentateuco. A Babilonia iniziano a prendere la loro storia e dire: ehi, aspettate, noi siamo il popolo di Dio, iniziamo a mettere per iscritto quello che siamo, la nostra storia. Ed è a Babilonia che per la prima volta Dio viene invocato come padre. Prendono consapevolezza che loro non sono un popolo qualunque, loro sono il popolo di Dio. Amen. Invocato come padre, non sei tu l'Iddio dei nostri padri. Amen. Non sei tu l'Iddio dei cieli. Grazie. Non sei tu che domini le nazioni. Grazie. Non hai nelle tue mani la forza e la potenza. Ecco, quindi nel 2021, come Chiesa italiana, dobbiamo prendere consapevolezza di quello che siamo, perché è quello che stiamo perdendo. Ci si litiga per punti di vista sciocchi e banali, ci si divide perché non si è capaci di perdonare, perché non si è capaci di ammettere di aver sbagliato, ci si divide perché abbiamo nella nostra mente lo spirito che animava Corinto: io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa. Recuperiamo la nostra consapevolezza. Quale?
apparteniamo a Dio, il capo vivente della Chiesa è Gesù Cristo, noi siamo suoi servi, siamo stati segnati da una salvezza meravigliosa e abbiamo lo Spirito di Dio sopra di noi. E per completare, apparteniamo ad un regno che non avrà mai fine. Questa presa di coscienza ci permetterà di vedere la gloria di Dio in Italia. Gloria a Dio. Proprio parlando di coscienza, Dio ti sta usando molto in un campo per risvegliare la coscienza per questo bisogno di strappare ragazze dalla tratta della prostituzione. E questa è una cosa straordinaria che il Signore sta facendo e come lo Spirito Santo si sta muovendo in questa nazione. Una domanda che volevo farti: come Dio ti ha messo nel cuore proprio la tratta della prostituzione? Come è nato proprio quest'area nel tuo cuore di operare in questo campo e da cosa? Ma guarda, è nata da una delusione, perché non ho mai avuto io una visione che riguardava la tratta. Io non ho mai fatto un sogno, non ho mai avuto visione, nessuno me n'ha mai parlato. È successo un po' come è in grado il Signore di creare le sue situazioni per arrivare ai suoi scopi. In un momento di particolare risveglio della nostra comunità, dove il Signore aveva manifestato una pioggia celestiale di salvezze, di battesimi nello Spirito Santo, il gruppo dei giovani, sto parlando dell'anno 2007, decide di uscire di notte per evangelizzare i giovani. Un tempo fa, un po' di anni fa, le strade dove io abito, poi spero che qualche volta ci veniate a trovare, così possiamo passare un po' di tempo insieme. Sarebbe davvero un privilegio, insomma, condividere da vicino anche la presenza di Dio. E sulle strade dove noi ci troviamo, ci sono delle strade importanti che collegano Milano, la città di Milano, alla città di Cremona. E queste strade, su queste strade ci sono delle discoteche importanti, cioè numerose, e noi quasi ogni domenica mattina leggevamo sui giornali esposte nei quadri dell'edicola dove c'erano i primi titoli, leggevamo di incidenti di giovani e che quindi morivano, ubriachi, drogati, uscivano dalla discoteca e quindi succedeva questo. Allora, di che cosa succedeva in pratica? Che alcuni di questi giovani che erano stati riempiti dallo Spirito Santo, benedetti, avvertivano il desiderio e il bisogno di recarsi fuori a queste discoteche per evangelizzare e per pregare per questi giovani ragazzi. E così abbiamo organizzato tre giornate per uscire di notte su queste strade di Milano e per andare a evangelizzare fuori alle discoteche. Ci siamo organizzati come gruppo e tra tutti i giovani si è offerta anche una sorella che all'epoca aveva 60 anni. E questa sorella ha detto: voglio venire anch'io a evangelizzare i giovani fuori alle discoteche. E così questa sorella mi è toccata a me di fargli compagnia. Io ero il pastore e quindi di notte i giovani riescono un po' a organizzarsi tra di loro. Io, avendo visto questa sorella, ho detto: dai che la sorella starà con me. Stiamo io insieme e la sorella, un po' anche per proteggerla, no? Per aiutarla. E così ci siamo recati fuori ad una discoteca dove c'era un movimento forse di un migliaio di giovani. Siamo andati fuori a questa discoteca e fuori a questa discoteca abbiamo atteso l'uscita dei giovani. Tempo che si è fatto, credo forse l'una di notte o forse anche le due, abbiamo visto un numero elevato di giovani che sono usciti, si mettevano in macchina e uscivano dalla discoteca, e noi, e soprattutto questa sorella, ci siamo messi davanti al cancello
E man mano che uscivano, la sorella lanciava i volantini nella macchina e questi ragazzi prendevano i volantini pensando che noi stavamo distribuendo inviti per un'altra serata in discoteca. E quindi questa sorella li dava e il tempo di aver servito, credo forse 10 o forse 15 macchine, sono usciti due uomini alti 2 metri, due buttafuori, che sono venuti da noi e molto garbatamente ci hanno detto: voi questo non lo potete fare. E noi ce ne siamo andati. Però che cosa è successo? Che andandocene ci siamo ritrovati su una strada di notte, sulla provinciale di Milano Cremona, da soli. Non c'erano marciapiedi, era una statale, dovevamo camminare piano piano e le macchine che sfrecciavano. Allora, per proteggerci, ho detto alla sorella: facciamo così, sorella, andiamo in un posto sicuro in attesa che arrivi il pulmino della chiesa che ci viene a prendere. Da lontano notiamo un fuocherello, guardiamo questo fuoco da lontano, io e la sorella capiamo che lì probabilmente c'è una prostituta. Il nostro intento non era quello di evangelizzare una prostituta, ma era semplicemente l'intento di proteggerci. Abbiamo detto: se lì c'è un fuoco, vuoi vedere che c'è un'autostazione, che c'è un parcheggio, che c'è qualcosa? E così è stato. Ci siamo avvicinati nel buio, freddo, siamo arrivati qui ed era una pompa di benzina con una ragazza albanese che era lì per prostituirsi. Ovviamente, dovendo aspettare il pulmino, abbiamo iniziato a parlare con questa ragazza albanese, ma l'abbiamo fatto in malo modo, perché Dio non ci aveva ancora mandato e quindi non avevamo gli strumenti giusti per poter presentargli la buona notizia. Spero un giorno di incontrare questa ragazza, ma l'abbiamo proprio massacrata, non tanto io quanto la sorella. Questa cosa che fai non va bene, andrai all'inferno, non ti vergogni, tutte queste frasi. Io sono stato lì a guardare, quando ad un certo punto questa ragazza non ha accettato più quello che gli dicevamo, si è infastidita e ha iniziato ad arrabbiarsi, e si è arrabbiata così tanto con noi che ci ha zittito a tutte e due, soprattutto alla sorella, e ha iniziato a dire: ma chi vi credete di essere? Io ho una bella vita, io con i soldi che guadagno, voi neppure in un mese li guadagnate. E ci ha zittito così tanto che alla fine è diventata una bruttissima serata, perché oltre ad essere stati cacciati dai buttafuori, adesso stavamo vivendo in malo modo anche questa esperienza. Io ero molto silenzioso e questa ragazza ce ne ha dette così tanto di tutti i colori che ci aveva quasi convinto che lei stava bene e che la nostra vita era una vita, diciamo, da disperati, che non sapevamo manco noi perché stavamo lì. L'unica cosa che a me mi aveva colpito, caro Gioele, caro Manu, che questa ragazza, mentre parlava, tossiva tanto. Non riusciva a tenere un sigaro e tossiva. E io ho avuto l'impressione di sentire proprio il rumore nei polmoni, sai, quelle belle tossi grosse, grasse. Dentro di me ho detto: ma come sarà rovinata questa qui? E poi finalmente, mentre succedeva tutto questo, è arrivato il pulmino della chiesa che ci ha presi e ce ne siamo andati. Ed è stata un'esperienza tristissima. Però questa evangelizzazione durava 3 giorni e stavamo soltanto al primo giorno, e quindi noi non sapevamo, io e questa sorella, che cosa avremmo dovuto fare all'indomani. E allora con questa sorella ho detto: sorella, facciamo una cosa, visto che noi comunque dobbiamo ritornare in quei luoghi, visto che ci è andata male, io mi ricordo che questa ragazza che si è tanto arrabbiata con noi aveva una tosse tremenda, vogliamo magari vedere se ha bisogno di qualche medicina? E così all'indomani siamo andati da lei. Appena ci ha visto scendere,
si è messa la mano in testa, ha detto no, di nuovo, si è messa, no, per favore, allontanatevi. E noi gli abbiamo detto, guarda, siamo ritornati perché abbiamo visto che forse non stai bene. E quindi volevamo chiederti se avevi bisogno di una medicina. Nel momento che gli abbiamo detto questo, lei si è illuminata, non ci ha attaccato più, e abbiamo detto, guarda, se hai bisogno di qualcosa, e abbiamo iniziato un po' a parlare. Gloria a Dio. E poi io ho fatto la domanda, ho detto, ma perché non te ne torni a casa? Magari riprendi dopo che stai bene. E lei mi dice una frase, mi dice, se potessi me ne tornerei, ma non posso, devo guadagnare perché devo consegnare dei soldi, e inizia a spiegarci perché si trova lì, che cosa deve fare. E il mio cuore inizia a stringersi, è la seconda serata, parliamo, passa tantissimo tempo, poi ci viene a riprendere il pulmino e quasi ci dispiace lasciarci. La terza sera, quando siamo andati con una grande gioia e lei ci aspettava con una grande gioia. Appena mi ha visto, e qui arriva la delusione, mi ha preso per il braccio, mi ha stretto, avevo il giubbotto, mi ha stretto, ho sentito le unghie nonostante sentissi, avessi il giubbotto imbottito, e mi ha detto, per favore, portami via, non voglio fare più questo lavoro, sono disposto ad andare via. E io lì ho fallito, perché avrei dovuto fare quello che lei mi chiedeva, ma non ero pronto, non c'era 72 ore per Cristo, non c'era vite trasformate, non c'era Beth Shalom, non c'era come tralci, mi sono sentito inutile, proprio come i figli di Eli, come dice l'ebraico quando parla di figli scellerati, in realtà la traduzione è figli dell'inutilità. Ho detto, Signore, a cosa serve se io non sono in grado di rispondere? Domani andrò a fare il culto, è domenica, ma a me cosa serve? Cosa racconterò? E così ho chiesto ai ragazzi di non uscire più la notte, perché non eravamo in grado di dare le risposte adeguate. E c'ho ancora lo sguardo di questa ragazza mentre il pulmino si allontana e io la guardo per le ultime volte. Apro e chiudo una parentesi, con 72 ore abbiamo tolto dalla strada più di 300 ragazze, ma con tutto il rispetto di tutte queste meravigliose ragazze, ho ancora lo sguardo di quella ragazza acceso che mi guarda mentre me ne vado. E lì è rimasta la delusione. Che cosa è successo poi? Niente, sono passati, è passato il 2008, 2009, 2010... il 2011. Il 2011 sto per dare un esame all'università. L'esame è storia della riforma protestante e sto leggendo la storia della riforma boema, del predicatore principe della riforma boema, che è John Huss. E mentre leggo la storia di John Huss, stiamo parlando intorno al 1400, scopro che John Huss ha aperto una casa per le prostitute e l'ha chiamata la Gerusalemme Celeste. Mentre leggo, succede un miracolo. Io perdo la concezione che sto leggendo il testo del 1400 e realizzo che sto leggendo il testo del 2011. Dico, allora, se lo sta facendo questo John Huss del 1400, ma lo spirito mi rende viva quella storia, quasi come se mi stessi incontrando con quel personaggio, e dico dentro di me, allora se lo sta facendo lui questo, lo posso fare anch'io. Così nasce 72 ore per Cristo. Nel 2012 nasce Beth Shalom, nel 2013 acquistiamo un camper nuovo senza soldi in un concessionario. Nel 2014 esce la prima ragazza
E sapete come si chiamava la prima ragazza? Vittoria. Gloria a Dio. La seconda ragazza si chiamava Speranza. Vittoria e Speranza. È inutile che sto qui a raccontarvi di tutte le 300 ragazze. L'unica cosa bella che posso dirvi è che di queste ragazze molte sono state salvate, molte sono uscite dalla strada e hanno iniziato a lavorare, molte sono state anche battezzate nello Spirito Santo, e quest'anno per la prima volta il 28 gennaio il Collegio degli Anziani gli imporrà le mani, per la prima volta due di queste ragazze diventano missionarie a tempo pieno per 72 ore per Cristo. Una grande vittoria. E un'altra è una rumena. Una grande vittoria. Quindi, un po' facendo il riassunto, da un fallimento è nato poi tutto quello che oggi noi vediamo. Esattamente, esattamente. Ma tutto nasce dal fallimento. Infatti, cioè, proprio su questo. Tutto, ti ricordi Pietro? Simon Pietro, che quella notte è tornato senza pescare nulla. Un fallimento. Lavava le reti, rassettava le reti, probabilmente aveva girato anche la barca sotto sopra, ma lì c'era uno che non è abituato ai fallimenti, era a poca distanza, che stava facendo una predicazione meravigliosa. Amen. Marco 5, no? O 4. Marco 4, e che a un certo punto, cioè, vedi, se c'è una cosa che mi piace di Gesù è proprio questa abitudine a prendere le cose che non servono e a renderle gloriose. È lo scarto, i fallimenti, cioè lui prende il fallimento e lo trasforma in un successo, ma d'altronde è stata la sua stessa storia, perché se ci pensiamo la croce dal lato umano è un fallimento, no? Come è prevedibile che il figlio di Dio o Dio stesso muoia sulla croce? In realtà la croce è il fallimento dell'uomo, ma quel fallimento è diventato il successo per Dio e per Cristo sugli uomini e sul peccato in generale. No, ti facevo questa domanda perché proprio ieri facevo una considerazione proprio in chiesa, proprio per esperienza personale. Nei giorni del maggiore fallimento proprio ho visto la gloria di Dio nella mia vita. Proprio nel momento in cui non pensavo che il Signore potesse essere presente, è stato proprio quello il momento dove ho visto proprio la sua mano essere ancora più proprio evidente. Proprio in funzione di questo, anche per il momento che stiamo un po' vivendo, intanto mi correggo, avevi ragione tu, è Luca 5, sulla pesca miracolosa, sì. Quindi l'avevo fatto io, non tu. No, vabbè, ma tanto. Allora, io sono dell'opinione che per conoscere la Scrittura non dobbiamo essere quelli che conoscono versetti e capitoli a memoria. Preferisco conoscere bene l'autore della Scrittura che la struttura della Scrittura stessa, anche perché in Italia la stragrande maggioranza di quelli che conosce perfettamente capitoli e versetti sono quelli che poco conoscono dello scrittore, dell'autore, quindi non preoccupare. No. Quindi una cosa proprio a proposito dei fallimenti, per quello che stiamo vivendo, Gennaro, ultimamente ascoltavo proprio una predicazione sulla quale tu dicevi che proprio l'opera del nemico in questo tempo è proprio evidente, le tenebre sono scese sul mondo, ed una cosa che mi ha colpito ascoltandoti, che proprio loro sono invece il passaporto per una manifestazione maggiore della gloria di Dio. Proprio affermavi, proprio in questo momento il meglio deve ancora venire. Facevi l'esempio, mi ricordo bene, in Egitto, quando nella notte più buia per il popolo egiziano, mentre per la morte girava in Egitto, la luce ancora era presente nella vita di ogni figlio di Dio. Quindi quando ho un periodo, che tante volte sono proprio quelli i momenti che ci fermano, proprio che quelli ci scoraggiano, che ci demotivano, come Chiesa, nel momento in cui si presenta qualcosa, allora forse per la Chiesa un'opportunità
per conoscere, come dicevi tu, ancora di più la potenza di colui che noi stiamo servendo. Ma guarda, Samuele, ma non è vero che l'oro brilla nel fuoco. Amen. Non è vero che la morte è vinta perché c'è una risurrezione, che la guarigione è proclamata perché c'è una malattia. Amen. Non è vero che possiamo dire che il deserto fiorisce proprio perché prima c'è stata aridità. Amen. Io sono convinto e vivo nel mio spirito questa visione di queste tenebre fitte che continuano a scendere sul mondo. D'altronde è anche profetico, perché noi sappiamo che prima che Gesù torni, o quantomeno in concomitanza con gli eventi che attestano la sua gloriosa venuta, alleluia, saranno preceduti da tenebre, tentazioni, confusione, smarrimento, falso apostolato, anticristi, falsi profeti, è tutto annunciato. Quindi è assolutamente vero tutto quello che sta accadendo. Però Paolo ai Romani ha dato una bella indicazione, ha detto nel capitolo 13, ha detto: la notte è avanzata, rivestiamoci delle armi della luce. Amen. Quindi questa contrapposizione con le tenebre c'è, ma c'è da sempre, fin dal primo capitolo di Genesi c'è questa divisione, sia la luce, e la luce fu. Quindi da sempre questa lotta tenebre e luce è manifesta e visibile, quanto più nel mondo spirituale. Io sono sicuro che questo lo avvertite anche voi e lo vedete anche voi. Io vedo, basta un po' chiudere gli occhi per vedere questa nuvola densa, scura, che scende sugli abitanti e quindi anche su tutte le istituzioni. Però io, mentre vedo questa nuvola, io vedo un muro di fuoco. Alleluia. Intorno alla Chiesa di Cristo. E oltre a questo muro di fuoco che circonda a guisa di protezione la Chiesa di Cristo, la Sposa di Cristo, io vedo tante luci all'interno di questo recinto, che sono luci che brillano a Palermo, che brillano a Carpi, che brillano a Lodi, che brillano in Ucraina, che brillano nelle nazioni arabe, che brillano anche in Corea del Nord, che brillano, e queste luci sono compatibili con la famiglia in ebraico si direbbe di Bene Israele, dei figli di Israele. Quindi la luce c'è e nessuno può soffocarla. Le tenebre pure, ma queste tenebre più fitte diventano, più lasciano modo alla Chiesa di brillare. D'altronde la Bibbia dice che chi scava una fossa ci cade dentro. Satana in 2000 anni ha costruito tante fosse, c'è sempre caduto dentro, con la persecuzione, con la malattia, con la peste. In 2000 anni ne ha fatte tante per scoraggiare l'operato e il cammino dei santi del Signore, ma c'è sempre caduto dentro, perché la Chiesa è sempre uscita più forte, è sempre uscita più vincitrice. Vi dirò di più: da questo Covid la Chiesa uscirà, ovviamente quella del Signore, non quella istituzionale, non quella apparente, non quella, diciamo, dal volto umano, dalla fisionomia umana, quella del Signore, uscirà più forte, uscirà più santa e uscirà più motivata. Attenzione, forse un po' più snella uscirà, forse più snella. E mi permetto di dire questo, e spero che nessuno che sia in diretta se la prende.
Se esce più snella è perché il Signore ha tolto dalla Chiesa i chili di troppo. Amen. Gloria a Dio. Ascoltavo prima quest'altra vittoria che queste ragazze sono state messe lì a tempo pieno. È una delle domande che voglio fare. Anche perché la visione in Italia del tempo pieno non è un po' portata avanti da tutti. Il tempo pieno, come nasce la chiamata del tempo pieno nella tua vita? E come ha risposto anche la tua famiglia in questo? Ma guarda, il tempo pieno nella mia vita nasce un po' differente dal tempo pieno di questi giovani che sono in questo momento vicino a me e che... stanno servendo il Signore perché si sono arresi a questa chiamata che il Signore ha rivolto loro. A differenza loro, il tempo pieno nella mia vita è nata da un'esigenza. Io ho lavorato fino all'anno 2006, curavo una chiesa e la chiesa di Lodi che da poco era nata e quindi era un numero piuttosto ristretto. C'era la chiesa di San Giuliano che era all'epoca, quando sono entrato a tempo pieno, credo una settantina, una ottantina di membri, e quella di Lodi forse una quarantina all'incirca. Poi è arrivato questo risveglio, questa manifestazione soprannaturale di Dio che ha portato un vento straordinario, salvando numerose anime, battezzandole con lo Spirito Santo, lanciandoci in quello che poi sono nate la nascita di altre chiese, di altre missioni, anche di altre stazioni evangelistiche. Per cui necessità mi era imposta, perché poi era nata un'altra chiesa, un'altra ancora, fino ad arrivare a un totale di 37 comunità contate anche all'estero. C'era necessità di formare questi ragazzi, quindi di far nascere una scuola biblica anche. E quindi ecco proprio, come dire, l'ho dovuto fare per esigenza, no? Posso dire che non l'ho fatto per scelta, ma per esigenza. Mentre oggi vedo accanto a me dei giovani e il mio cuore giubila nel Signore quando vedo questi giovani, uomini e donne, che nonostante siano alcuni di loro laureati, abbiano raggiunto degli obiettivi importanti anche in seno alla società, per quanto riguarda anche alcuni titoli, ad un certo punto hanno detto: vogliamo dare tutto per il regno di Dio. E attualmente tra uomini e donne ci abbiamo circa una quindicina che si dedicano a pieno tempo a questo, con tanto di provvidenza che il Signore provvede loro. E alcune hanno famiglie con figli, però hanno voluto dedicarsi al Signore, sanno che ogni mese Dio provvederà loro, non hanno le certezze che ovviamente può dare un lavoro secolare, ma hanno delle certezze molto più grandi, che sono quelle eterne, e sanno che il loro Signore non verrà mai meno. Se Dio li ha chiamati, li equipaggerà. Manuel, non bisogna aver paura. Amen. Come dissero i discepoli a quel cieco, alzati e ti chiama. Alleluia. E quando chiama bisogna rispondere. Attenzione, non cerchiamo da Gesù certezze prima di rispondere alla chiamata, perché col Signore non funziona proprio così. Man mano che cammini hai le cose che necessiti, di cui hai bisogno. Questa è la mia esperienza. Non posso fare programmi con il Signore, non posso dire: Signore,
fammi sentire la certezza che ad agosto io no, non ho neppure voglia, perché ho una visibilità della mia vita ministeriale molto ridotta, molto quotidiana, molto giornaliera. Forse la regia di Vite Trasformate se ne è reso anche conto che ho risposto poco, nel senso non nei tempi. Oggi per me è stata una giornata piena di incontri di persone che sono venute dall'altra parte dell'Italia per incontrarmi, per stare insieme, per pregare. Hanno portato alcuni dei loro figli che erano ammalati per pregare per la loro guarigione, e mi sono tecnicamente proprio liberato 10 minuti prima della diretta, e seguivo attentamente questo giovane meraviglioso che prepara tutto, scenario, la lampada, e poi gentilmente mi viene a suggerire: mancano 10 minuti. Per cui puoi immaginare se posso avere la visibilità da qui ad agosto, cosa fare. Ma sono felice, perché dopo di voi farò un'altra piccola cosa, torno a casa, sarò con mia moglie, con i miei figli, metterò la testa sul letto e probabilmente mentre il mio corpo si riposa, l'anima mia si farà un viaggio verso le stanze divine per benedire il Signore. E da domani sarà un altro giorno per servire il Signore. Quindi niente garanzie umane, tutte divine, ma sono quelle che durano. Amen. Sai, Gennaro, proprio per l'esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi di Vite Trasformate, un napoletano a Lodi non è il titolo di un film, ma è una considerazione che ho fatto personalmente, perché un po' raggiungendo alcune città del nord ci siamo resi conto come parecchie delle comunità presenti sul territorio siano prevalentemente costituite da persone che vengono dal sud. È una cosa, tu che proprio stai vivendo già da tanti anni lì, qual è la difficoltà? O se a Lodi, magari spero tanto nel Signore che questo non succeda, se siano tanti proprio i lombardi presenti e convertiti, oppure c'è ancora questa maggioranza di persone che vengono dal sud? E se è così, qual è la difficoltà che incontriamo come Chiesa? Siamo agli antipodi della nazione, però la Chiesa è una. Qual è la difficoltà della Chiesa a Lodi nel poter veramente raggiungere tanti cuori nel territorio del nord? Guarda, devo dirti che da 3 anni si è aperta una porta nel mondo spirituale verso questa città e verso questa provincia, che sta allargando il cuore di tante persone della città, tra questo anche le istituzioni. E quindi, se mi avessi posto questa domanda 3 anni fa, magari la risposta sarebbe stata un po' diversa. In questo momento c'è un gran numero di persone che sta venendo al Signore. Durante il Covid la Chiesa si è triplicata, letteralmente si è triplicata. Noi la domenica siamo costretti a fare 6 culti per dare la possibilità a tutti di venire al culto per motivo di Covid, ma se dovesse finire oggi il Covid dovremmo continuare a fare i 6 culti, perché non è più una questione di distanza da osservare, ma è proprio una questione di intere famiglie che stanno cercando il Signore. Ti faccio un esempio: noi venerdì, che è il 24, abbiamo organizzato una cena, non tra fratelli, una cena per tutti quelli che sono soli nella città e nella provincia di Lodi, e stiamo preparando una sala per 150 persone che non sono convertite e che verranno a farsi la cena preparata dagli evangelici della chiesa di Lodi come tralci, e così anche il 25,
sia a pranzo che la domenica sera. E tutte queste famiglie che arriveranno non arriveranno perché forzati, arriveranno perché i comuni, le istituzioni, i servizi sociali, l'arma, gli ospedali, la protezione civile sta indicando loro di andare in questa sala dove mi è piaciuto un commento che ha messo una su un gruppo pubblico del comune, perché dove andranno saranno consolati. Non andranno ecco. Quindi in questo momento il nostro desiderio è semplicemente adempiere al grande mandato, realizzare la parabola del gran convito, che è quella di portare dai crocicchi tutti quelli che sono possibile condurre nella presenza di Dio. Samuele, io ho una grande fiducia nella presenza di Dio. A me non interessa convincere le persone del Vangelo, mi interessa che entrino nella presenza di Dio. Amen. Perché se entrano nella presenza di Dio, qualcosa succederà. Questo è il mio evangelismo. Il mio evangelismo non è contendere, persuadere, convincere. Il mio evangelismo si ferma davanti ad un povero che riceve da me gratuitamente un pasto caldo, e il mio evangelismo potrebbe fermarsi di fronte ad un ammalato per il quale io prego nel nome di Gesù per la sua guarigione, o a un indemoniato per il quale prego per la sua liberazione, e lascio che sia la mia vita a parlare più di ogni altra cosa. Poi, mentre queste opere si manifestano, predico il Vangelo non a partire da posizioni personali, ma a partire dal vero senso del Vangelo. Davanti a me ho un'anima che, grazie al messaggio che gli darò, probabilmente non andrà più all'inferno, ma andrà in cielo. Quindi ho piena consapevolezza che non devo fare questo per riempire il locale di culto dove sono il pastore, ma di svuotare l'inferno e riempire più il possibile cielo. Un'altra ala del cielo. Amen. Mi sta chiedendo di liberare. Noi giriamo molto e anche tu giri tantissimo, no? Diciamo che come missione abbiamo tanto la strada, e girando in alcune città in Italia, una delle cose che ci è capitata durante un po' delle campagne evangelistiche, sicuramente penso anche a te, è trovarti in delle città dove c'è una cappa spirituale, in dei luoghi dove si sente, qui in Italia rispetto ad altri, una sensazione di condensa, di un peso così forte che sembra che avvolge quella città. Cosa puoi dire in questo? Se è qualcosa che è legato a qualche principato, una potestà, cosa può essere un consiglio per iniziare un'evangelizzazione in queste zone dove proprio ancora prima di iniziare a lavorare nel campo spirituale si sente proprio l'odore della morte? Ci è guidato a volte di intraprendere le campagne evangelistiche dove facciamo fatica anche a iniziare qualcosa, che proprio c'era il gelo intorno a noi rispetto ad altre. E perché rispetto ad altre c'è questa sensazione nell'aria? Manuel, stai toccando un argomento molto delicato, e preghiamo che chi ci ascolta possa, diciamo così, tra virgolette, digerire un cibo piuttosto solido, perché l'argomento che tu hai toccato è un argomento molto profondo quanto vero. Allora, l'Apostolo Paolo alla chiesa di Efeso dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Io non so quanti si sono resi conto, per parlare appunto di principati e di potestà, non so quanti si sono resi conto che la chiesa del Signore qualche mese fa ha vinto contro le azioni di un principato che aveva decretato una determinata cosa per l'Italia, la questione del gender. Vi ricordate? Sì, sì, assolutamente. Ecco, era tutto pronto. C'era una maggioranza politica
che voleva approvare questo, se vi ricordate. Sì, sì. Poi ad un certo punto la Chiesa ha preso coscienza, o parte della Chiesa ha preso coscienza e ha detto: ma noi qua non possiamo solo lamentarci, non possiamo dire ma chi sono questi, ma che dobbiamo pregare. Noi abbiamo digiunato e pregato per tanto tempo, abbiamo pregato, abbiamo invocato. Poi ad un certo punto questo disegno si è sciolto come la neve al sole, è rimasto un progetto confuso, neppure loro sanno perché ad un certo punto hanno fatto cadere tutto. Ecco, allora, che cosa voglio dire questo? È chiaro che il mondo spirituale è in azione. Paolo dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Quello che tu dici lo vivo anch'io, mi sono anch'io diverse volte trovato in luoghi dove mi sentivo un ospite indesiderato, dove mi sentivo di essere un peso in quei luoghi spirituali. Ora, quando noi andiamo in una città, dobbiamo tener conto che ci sono delle città che sono consacrate a determinati percorsi spirituali. Faccio un esempio. Quanto normale possa essere che una delle città della Valtellina, la cosiddetta Sondrio, sia una città dove avvengono più numerosi suicidi? È una questione culturale? È una questione di formazione? Le persone lì sopra pensano semplicemente a questo? No, non è così. Probabilmente lì, in quelle zone, c'è qualcosa che deve essere combattuto nello spirito, perché dove c'è morte c'è peccato, e dove c'è peccato c'è l'azione di Satana. Per cui bisogna pregare, bisogna intercedere. Quando io sono arrivato a Lodi, Lodi era una delle città dove c'era un maggiore numero di persone dedicate alla stregoneria. Sto parlando di 20 anni fa. Non a caso la città di Lodi era la città che aveva un terribile primato, che era la città italiana dove si moriva prima. Quindi queste cose che non fanno piacere a nessuno, che possono essere simpatiche, noi le abbiamo combattute nello spirito, perché io non sono d'accordo con la cultura della morte, non sono d'accordo con ciò che spegne la vita, distrugge le persone. E dove vado io, dove va la Chiesa, dove raggiunge il nostro ministero? Desideriamo che i deserti fioriscano. Alleluia. Quando entriamo in delle zone, quando entriamo in delle fortezze, quando entriamo in luoghi tenebrosi, rendiamoci conto che possiamo essere nel mondo spirituale delle persone, degli ospiti non graditi, ma non per questo ce ne andremo, perché ad andarsene devono essere le tenebre e non la luce. È sempre la luce che vince sulle tenebre. Amen. E le tenebre, quando ci vedono arrivare, devono retrocedere nel nome di Gesù. Amen. Quando sentiremo questa oppressione, fermiamoci, preghiamo, digiuniamo. Sappiate però che gli oppressori tremano alla vostra presenza. Alleluia. Quando abbiamo iniziato l'opera della prostituzione, ho avuto un combattimento spirituale fortissimo. E se non fosse stato per il Signore che mi dava chiarezza con una risposta, forse non avrei potuto reggere questo combattimento. Il Signore, insieme con un mio collega pastore Davide Rizzo, in un momento di particolare scoraggiamento, a causa di questa intensità che richiedeva 72 ore per Cristo, mi illuminò la mente e il cuore dicendomi: Gennaro, il tuo è un combattimento spirituale, stai combattendo contro un principato in Italia. Guarda caso, l'Italia è la nazione con il maggior numero
di ragazze che si prostituiscono in Europa, circa 100.000 ragazze ogni giorno. Era un principato, una fortezza, perché per quanto le associazioni laiche possano combattere questo fenomeno e fanno bene, lo combattono da un punto di vista umano, ma la stragrande maggioranza delle ragazze che si prostituiscono hanno dovuto fare un patto con la stregoneria, sono passati per giuramenti satanici. Non ci dimentichiamo che la prostituzione è uguale sesso e il sesso ha a che fare con i demoni, con la fornicazione, con tutto ciò che separa da Dio. E quindi era ovvio che la questione dovesse essere affrontata in senso spirituale. Ho conosciuto una ragazza sulla strada che parlava solo in inglese, solo in inglese. Quando mi ha visto negli occhi è riuscita a dirmi queste parole in italiano. Lei parlava solo in inglese, in italiano. Tu vuoi combattere la prostituzione, io combatterò te, mi ha detto questa ragazza. Oh my God. Poi ha smesso di parlare, solo in inglese, senza rendersene conto. Per cui ci troviamo in un grande combattimento e siamo felici di combattere, perché con noi abbiamo il vincitore, il vincitore dei secoli, e nessuno potrà vincerlo. Nessuno. Amen. Guarda, Gennaro, ascoltandoti, credo che un po' tutti ascolteremmo ancora questa esperienza, e sentendoti, un po' mi sono ricordato quanto sia importante, un po' da quello che tu annunci, l'importanza di essere una chiesa in azione, non tanto quello che facciamo durante la domenica. Dico sempre che il mio lavoro da pastore o da evangelista comincia è dal lunedì al sabato, quando agiamo all'interno delle famiglie, scendiamo per le strade, andiamo incontro chi è nel bisogno. La domenica faccio il predicatore. E mi sono reso conto, ci stiamo rendendo conto, quanto sia importante di una chiesa in azione. L'altra volta parlavamo dell'importanza di costruire quelle sorte di arche dove poter mettere le persone al sicuro, nonostante in questo tempo noi non vediamo l'acqua. Dicevamo proprio alla chiesa, costruiamo delle arche proprio nel deserto in questo momento, nonostante l'acqua non arrivi, perché arriverà quando metteremo più persone al sicuro, quell'acqua che Dio manderà dal cielo e porterà in luoghi sicuri tutte quelle persone che Dio ci metterà accanto. E mi ricordavo un po' della tua esperienza, che quello che ti ha cambiato, te e la tua famiglia, non mi posso scordare di questo tratto della tua testimonianza, è la chiesa di Anna, che non era una religione, qualcuno che ti aveva presentato gli evangelici, no, voi non sapevate nemmeno che lei fosse un'evangelica, ma quello che c'era in lei aveva cambiato, ecco, la potenza che cambia le famiglie, la potenza che cambia un cuore che è nel peccato, nell'angoscia, nella depressione, in tutto ciò che è nell'ansia che viveva a casa tua. Quello che viveva in Anna ha cambiato la storia della tua vita. Ecco perché oggi vediamo interazione, perché non è stato qualcosa che ti hanno raccontato, ma qualcosa che hai vissuto e che continua a cambiare ancora oggi tutti coloro che si arrendono a Cristo Gesù. E quella salvezza che mi è venuta da una donna che io non sapevo neppure essere evangelica è una salvezza che vivo ogni giorno. Amen. Credetemi, per me ogni giorno è come sperimentare la salvezza. Sono 27 anni che conosco il Signore e posso testimoniare che questa salvezza è una salvezza eterna, perché non è sottoposta al tempo, non invecchia, non si arrugginisce, non si affievolisce, continua a vivere, a espandersi, a portarmi la gioia del regno di Dio. A volte provo così grande gioia che chiederei al Signore: Signore, portami con te, perché questa gioia è veramente rischiosa, perché il cuore certe volte dalla presenza di Dio batte così fortemente, così tanto, che non hai più voglia di vedere le cose che ti sono intorno, gli effetti umani, non hai più voglia di vedere, che ne so, una tastiera piuttosto che un armadio. La presenza di Dio ti riempie così tanto che l'unica cosa che vorresti vedere
è quel Gesù che si è presentato a Giovanni nel capitolo primo. Amen. Io so che prima o poi questo avverrà per la mia vita. Amen. E per la vostra vita. Sarei pronto già da adesso, perché vivo per questo ingresso nel regno dei cieli. Però è così meravigliosa la presenza di Dio che la predico, la testimonio, e voglio e desidero che la Chiesa del Signore la viva fino in fondo. E quando tu vivi la presenza di Dio, tutto ciò che intorno a te, non dico che perde valore, ma acquista il valore necessario per andare avanti. Non sei più condizionato dalle cose che hai, sono le cose che hai che sono condizionate dalla tua relazione con il Signore. Non conta più nulla, casa, soldi, gloria a Dio, pure l'idea di essere, che ne so, di avere una malattia e magari di non poter vedere il futuro. In Cristo si è risolto tutto. Amen. E tutto pienamente. Amen. Allora, siamo in diretta con circa 200 persone che stanno ascoltando un po' quello che il Signore ci sta dando. E una delle cose che facciamo sempre alla chiusura un po' di una diretta è pregare. E ci colleghiamo con Salvo, alla regia. Non so se sono arrivate delle richieste di preghiera, e poi chiederemo al pastore Gennaro di fare una preghiera conclusiva, così anche ti lasciamo andare, perché penso che hai fatto tantissimo oggi e ancora devi fare forse altro, come dicevi. E vogliamo dare spazio a una cosa più importante. Se vuoi noi continuiamo, Gennaro, però ci rendiamo conto. Vogliamo dare spazio un po' a quella che è la preghiera, che poi è il centro di tutto, dove si muove la presenza di Dio, dove riscalda i cuori. E sappiamo anche magari dall'altro lato, chi in questo momento difficile, di malattia, di Covid, di tant'altro, che dietro magari un telefono non può venire in chiesa, stasera può essere benedetto dalla presenza di Dio. Confidiamo molto in questo. Ci chiedo a Salvo se ci sono delle richieste che hanno scritto, e poi lasciamo lo spazio allo Spirito Santo e lasciamo pregare il pastore per quanti ce lo chiedono, ma anche per noi, per la nostra chiesa in Italia, per la nostra nazione e per tutto quello che il Signore sta facendo in questo tempo e per quello che Dio farà ancora per tutta l'Italia e tante altre nazioni. Sì, sono tantissimi i messaggi che sono arrivati, le richieste di preghiera. Io ero da qua, dallo studio, che vi ascoltavo e Dio stava benedicendo tantissimo il mio cuore e mi incoraggiava, visto un po' il tipo di territorio che insieme a mia moglie e altri fratelli qui tastiamo, e anche come non sapevo precisamente come era nata questa cosa di 72 ore per Cristo nei minimi particolari, come l'ha raccontato il fratello Gennaro. E è stata di incoraggiamento, perché la prima volta io, mia moglie e la sorella un po' abbiamo fatto la stessa esperienza, e dalla delusione della prima serata abbiamo poi capito tante cose. E chiudendo, voglio davvero dire una cosa. Diceva il pastore, tanti sono gli impegni che avete, è vero, tanti sono le persone, ma devo dire che la gentilezza, la garbatezza che incontro nelle sorelle, quando o mia moglie o Sharon, l'altra ragazza, chiamano per chiedere informazioni o io stesso, è qualcosa di straordinario. Questo forse non c'entra tanto, ma volevo dirlo, perché in tutto questo impegno troviamo sempre delle sorelle davvero dolcissime, garbate, e che spiegano le cose dando di tutto il tempo che vuoi, quando invece poi magari hanno tantissime altre cose da fare. Questo è un qualcosa che volevo dire e ci tenevo. Leggo le richieste di preghiera, perché sono tante, vado subito. Francesca chiede di pregare per le anime che sono oppresse. Tantissime stanno arrivando le richieste di preghiera di liberazione e soprattutto, come sempre riscontriamo, vero Manuel, per le famiglie. Qualcuno perché deve fare delle visite, qualcuno per sua figlia che deve fare una TAC,
Io credo questo, che tanti stasera sono stati toccati e credo che vogliamo pregare per quelle persone che magari stasera questi racconti, queste parole hanno toccato il loro cuore e forse stanno lì che pregano perché vogliono fare un passo di fede per servire il Signore. Di questo ne sono sicuro perché, come diceva il fratello Gennaro, l'Italia è un paese che ha bisogno di una grande scossa. Ma ci sono tanti giovani, tantissimi giovani che sono pronti ad armarsi e come Neemia, come noi spesso citiamo, che ci piace tantissimo, collaborare per la ricostruzione del mondo. Quindi c'è un'altra ragazza che scrive adesso che prega per la guarigione di una brutta malattia, è davvero difficile la situazione. Quindi, fratello Gennaro, a te la conclusione. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Quanto grande il tuo nome, Signore. Il Alleluia. tuo nome è il nome al di sopra di ogni altro nome. E che stasera vogliamo esaltare, innalzare al di sopra di tutto e di tutti. Signore, grazie perché ci hai chiamato ad appartenere ad un regno che non ha fine. Ad un regno senza confini, ad un regno eterno, ad un regno che è al di sopra di tutti gli altri regni. Signore, è proprio per la consapevolezza che abbiamo di appartenere a questo regno, per la consapevolezza che stiamo acquistando, riacquistando, di essere il tuo popolo, di possedere la tua identità, di avere sulla nostra fronte il tuo nome segnato. Signore, grazie per questo privilegio e per questa eredità. Desideriamo con tutto il nostro cuore, come una sola voce, di pregare, intercedere per tutte queste richieste che stanno scorrendo velocemente durante questa diretta. Ci sono, Signore, dei bisogni. C'è bisogno di alleviare, sostenere, guarire. Signore, manda in quest'ora dei segni tangibili Amen. tua presenza in mezzo a noi. Ora. Guarisci chi in quest'ora sta desiderando questo, libera, Signore. Chi Alleluia. è posseduto da spiriti, chi è posseduto da timori, da paure, da ansie, da catene. Signore, riempi di Spirito Santo chi in quest'ora sta desiderando di glorificare il tuo nome nello Spirito. Continua a usarti di questo programma, vite trasformate, non solo, Signore. Continua ad usarti della tua Chiesa in Italia, in questa nazione che possiamo ben definire la culla del cristianesimo. Questa nazione dove tu hai spinto l'Apostolo Paolo come pioniere, non pentecostale, pioniere tra gli apostoli ad arrivare in questi luoghi per predicare la tua parola. Signore, riversa ancora gli effetti della Pentecoste sul tuo popolo. Ti prego, infiamma i cuori che si stanno inaridendo. Grazie, Gesù. Riscalda i tiepidi, riaccendi i raffreddati, Signore, perché tu ti stai appartando un esercito per la tua gloria. Continua a benedire questi miei fratelli che si adoperano per il tuo regno. Rafforzali, sostieni e dai loro quello di cui hanno bisogno. Stanno pregando, sono in attesa di risposte. Signore, ti prego, in questi giorni, a partire da stanotte, dai loro le cose di cui necessitano, perché possano servirti integralmente e fedelmente. Grazie ancora, Signore, per tutto il bene che ci hai dato e per queste 2 ore che ci hai concesso di trascorrere nella tua presenza. Che la tua benedizione e la tua grazia scenda su tutti, anche su quelli che ascolteranno nei prossimi giorni. Ti prego, per effetto della tua potenza, tocca ogni cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Vai pure, Manuel.
Grazie a Dio e grazie per come ci ha accompagnato in questa serata e come si è preso cura di noi, dandoci ancora un incoraggiamento. Grazie anche al mistero che il Signore ci ha donato tramite la vita di Gennaro e tramite gli altri che stanno contribuendo a spingere quella che è l'opera dello Spirito Santo che Lui ci ha dato. Volevo ringraziarvi, vi chiediamo sempre di pregare anche per noi perché ne abbiamo tanto bisogno. Pregate per la vita del pastore Gennaro, pregate per il ministero della Chiesa, il pastore Gennaro, la Chiesa in tutta Italia. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Vi chiediamo anche per pregare per l'appuntamento che avremo tra qualche mese, dove faremo l'evangelizzazione a Roma. Sarà a febbraio, il 12 e il 13 febbraio, se non ricordo male. Saremo nelle chiese dell'Assemblea di Dio, ci troveremo. Poi daremo comunque delle informazioni dove magari se faremo qualche evangelizzazione potete venire lì a trovarci per pregare insieme. Pregate perché vogliamo vedere l'Italia che possa essere un'esplosione di giovani che servano il Signore con un Vangelo pratico. Non solo parole, ma azione, con umiltà soprattutto, mossi dalla guida dello Spirito Santo. Questo è quello che abbiamo nel cuore, stiamo desiderando e cerchiamo di fare la sua volontà. Vi ringraziamo ancora che ci avete seguito questa sera, vi chiediamo di condividere per arrivare ad altri, ma soprattutto continuiamo a pregare all'interno della nostra casa, della nostra famiglia, a tenere vivo quell'altare della famiglia che Dio ci ha dato, dove siamo custodi in Cristo Gesù che è il benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Chiudo io, non toccare niente. Buona serata. Pace.